fa girare di città in città, soffrire un po', ma almeno io vivo per lei. Sono sul tetto di questa nave che corteggia una luna silenziosamente cordiale a un grembo materno interculturale con figli a scadenza settimanale. C'era una volta il whisky sparato in gola a freddo, cadavere di sogni vegliato con sospetto. C'era una volta l'odio covato dall'amore all'ombra della vita cresciuto a dismisura. Comprendere ciò che si ha dentro nel cuore in fondo giù nel profondo dell'anima. Laura Donida, che è la figlia del grande maestro Carlo Donida, eccola qua Laura, e a Monica naturalmente, e su queste note ci giuliamo. È appena finita la seconda semifinale qui al premio Donida a Borghetto Santo Spirito, la prima semifinale di ieri aveva avuto anche Gatto Pancieri come ospite, abbiamo Monica Donida, la patron, denominata la patron, e l'assessore Roberto Moreno alla cultura del comune di Borghetto Santo Spirito. Impressioni a caldo? Due bellissime serate, ricche di emozioni, musica bella, ragazzi veramente in gamba, musica di qualità, speriamo di trovare qualche nuovo talento che chissà possa seguire le orme del mio grande nonno. Partiamo dal premio Donida che sulla carta era sinonimo di qualità e garanzia, l'ha dimostrato in queste due serate con dei ragazzi veramente eccezionali. Quando ho sentito i racconti di Monica non riuscivo a comprendere bene, poi quando ho potuto ascoltarli ho compreso la grande qualità. Ciao, ciao da Borghetto, ciao. Ciao.